Salve. Come funziona qua? Ti sei registrato? Infatti volevo il foglio per la registrazione. Nome, cognome, taglio, agenzia, seno, culo, piedi e mandibola. In che senso seno, mandibola? Sono le tue misure, mica le mie. Che cosa sono io, tua madre? Faccio io, metto una seconda. Ecco, bravo, metti una seconda. Ti trovo bene in forma. Sì, pienotta al punto giusto. Ma ti ho raccontato dell'ultimo invece provino che ho fatto io? Sì. Quello che mi è successo? No, che ti è successo? Standing ovation. Oh, ma infatti ci avrei scommesso, guarda. Sulla felicità. Comunque. Scusa. Scusa. Che c'è? Tu qua che hai messo? Perché non riesco a... Ma che cosa ne so? Ma non lo vedi che stono nel mio personaggio? Chiedilo a qualcun altro, no? All'anima, in relazione allo spazio. Sì. Vedi. Io ieri sera invece ero a cena con Gino. Gino Bertolazzi. Ah, sì. Il maestro Bertolazzi. Sì. E insomma mi ha guardata, mi ha sorriso e mi ha detto: tu non hai idea di quanto conti essere al centro del proprio io. E mi sento cambiata proprio. Si vede. E infatti questo provino, te lo dico, me lo sento proprio, non vorrei dire, no, ma magari il prossimo è il tuo però. Ma è il provino per la televendita dei materassi? Sì. Ah, sì. No, perché sentivo metodi. Tu sei? Nessuno. Che schifo. Renella. Renesa, sì. Oh, Andre! Uè, Claudio, carissimo! Oh, ma come parli? Ah, scusami, sono appena uscito. Anche tu qua al provino per i materassi? No. Beh, sì, ero qua in giro e mi sono detto, vabbè, passiamo a salutare, eh? Senti, com'è la situazione dentro? Dentro? I soliti provini, Cla. Soliti provini sono più interessati alla tua vita personale che alle tue doti. Più la tua vita è un dramma, più sono interessati. Certo. Senti, te che stai combinando? Niente. Niente capita per caso. Una fiction. Rai, stupenda. Sì, mamma Rai. Quando ti vedo? No, è in preproduzione, quindi capirai. Ah, e ora che stai facendo? Delle cose. Cose? Sì, progettini. Guarda. Progettini? Progettini, Cla. Progettini. Sì, progettini, sto facendo progettini, che problema hai? Che fatti cazzi tuoi, no? È là. Ah, ecco, sì. Poi di lato. Lui è il casting che ti dirà un po' tutto quello che devi fare. Questa è la sedia che avevamo pensato per te. Se la sedia, penso che lo sappia che quella sia la sedia, no? Giusto. Cretino. Che fai, ti siedi? Non lo microfoniamo l'attore? No, non microfoniamo noi oggi, facciamo così, non facciamo niente, Pure io sono un attore, lo sai? A volte faccio pure la spalla qui ai provini, si comincia pure così. Jenny di Gomorra faceva la spalla ai provini. Ha chiamato quell'attrice di Napoli, voleva sapere domani al provino che doveva portare. Che deve portare? Le ginocchiere deve portare. Come al solito. Allora, andiamo avanti. Su, presentazione, nome, cognome, data, agenzia, taglie, seno, culo, mandibola, eccetera, eccetera. Sono partito. Avanti? No. C'è qualcuno? Come ti chiami? Claudio. Claudio, io sono partito, puoi andare avanti. C'è gente che aspetta fuori per questo provino, eh? Sì, ma c'è... Che c'è? Il copri obiettivo. Il copri obiettivo c'è. Allora. E chissà chi ce l'ha lasciato il copri obiettivo qua. Chi ce l'ha lasciato? Il cretino qui. Si dimentica di togliere il copri obiettivo. Avanti. Non scaldare la voce, non ci star a preoccupare queste menate qua, tranquillo, non impostare come quegli attori, Sfragnamela lì. Così, buttala lì, Mi chiamo Claudio Renesa, nasco a Roma 25 anni fa. Mio padre fa l'impiegato in banca, mentre mia madre lavora come maestra al... E cosa fa? Tocca? Tocca lui, capito? Non è che tocca. E mi cambia i fuochi. No, non deve toccare l'obiettivo. Mi ha cambiato tutti i fuochi. Cosa parlò? Dicevo che non deve toccare. Che dicevi? Cretino, lui parla, capito? Ricominciamo da capo. I soliti provini, Cla. Soliti provini sono più interessati alla tua vita personale che alle tue doti. Più la tua vita è un dramma, più sono interessati. Mia madre non l'ho mai conosciuta. Morta di parto, dandomi alla luce. Mio padre non l'ha mai superata, ma malgrado ciò mi ha cresciuto da solo. Con le sue mani, da solo. E in questo, secondo me, la sua professione l'ha aiutato. Che lavoro fa, papà? Lui è artista. Di strada. Lui ogni mattina si sveglia all'alba, alle 5, si veste da struzzo
E va in giro per strada a mangiare fuoco, chiodi, conigli. Molto pittoresco. E senti, tu vorresti, diciamo, emulare il lavoro di papà? Magari, magari, però purtroppo sono costretto a consegnare pizze ogni sera per 15 euro. D'altronde qualcuno deve pur portare i soldi a casa. Casa. Se così vogliamo chiamare un prefabbricato di legno sotto Ponte Sisto, ma a me piace definirla così. Senti, tu hai fratelli? Morti. Tutti morti. Purtroppo lì ogni piena del fiume... Via. Perso settimana scorsa, la piccola Trudy aveva solo 6 mesi. Cagnolino? Sorella. Sorella. Però ora facciamo il provino, dai, insomma. No! No. Claudio, io sono molto interessato a questo tipo di cose, eh? Io penso che tu abbia un talento spropositato, eh? Non voglio perderti. A scuola mi picchiavano. Tutti, eh? Tutti. Professori, compagni, bidelli, tutti. Ho 4 costole incrinate. Se lei sente qua. Tocco? Sì. Ah, piano, piano. Scusa. Non posso fare respiri profondi che mi si infilza la costola nel fegato. Ma pensa. Proprio così, sì. Mazzate, tutti i giorni mazzate, eh. Lì mi mettevano proprio a fiegoroni. E lì dietro, no? Pom, 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 io sto volando. Tutte botte sul cuore. Oh, tutte botte. Non è uno schiaffello. Oh, oh. La bocca, no? Materassi Franzoli 44esima. Che meraviglia, signore e signori! Ma andiamo a scoprire insieme tutte le qualità del nuovo materasso. Grazie Noemi che ci mostra la morbidezza del tessuto, del rivestimento e queste bellissime rifiniture a onda. Vi sembrerà di dormire in un meraviglioso mare. Dovete sapere che il nuovo materasso Memory Foam è anche molto molto resistente. Avete dei bambini piccoli che amano saltare sul letto? Non è un problema? Avete una compagna ninfomane? Non è un problema! Memory Foam resiste a tutto! Tutto quanto! E allora, signore e signori, sbrigatevi!